Se siete alla ricerca di una ricetta per preparare il pane in pochissimo tempo, questa è la ricetta che fa per voi: filoncini di pane alle olive senza impasto. Quindi, farina in ciotola, aggiungete il lievito, il miele oppure lo zucchero oppure il malto e iniziate a mescolare il tutto aggiungendo sempre acqua poco alla volta. Unite il sale e ancora dell'acqua e mescolate ancora. A questo punto aggiungete i 3 cucchiai di olio. E mescolate ancora. Dopo aver raccolto tutta la farina e dopo aver mescolato bene il tutto, coprite la ciotola con un piatto o con della pellicola e lasciate riposare per mezz'ora. Nel frattempo denocciolate le olive. Tritatele grossolanamente. Conservatele in ciotola e tenete da parte. Riprendiamo il nostro impasto. Trasferiamolo sul piano di lavoro aggiungendo della semola rimacinata e procediamo col primo giro di pieghe. Durante questa fase aggiungeremo anche le olive, quindi allarghiamo leggermente, aggiungiamo le olive e richiudiamo. Aggiungiamo le olive e richiudiamo ancora. Aggiunte tutte le olive, facciamo ancora delle pieghe, aiutandoci se serve con la semola rimacinata. Arrotondate l'impasto, coprite e lasciate riposare ancora per 30 minuti. Quindi riprendete l'impasto e fate il secondo giro di pieghe. Allargate e piegate. Quindi pirlate, cioè arrotondate l'impasto, coprite e ancora mezz'ora di riposo. Quindi adesso l'ultimo giro di pieghe. Aggiungete sempre semola rimacinata e ripiegate l'impasto su se stesso. Pirlate e trasferite l'impasto in una ciotola leggermente oliata. Coprite con pellicola trasparente e lasciate lievitare fino al raddoppio. Quando l'impasto avrà raddoppiato il suo volume, lo trasferite sul piano di lavoro sempre con la semola. Aggiungete la semola e allargatelo delicatamente per non sgonfiarlo fino ad ottenere o un quadrato o un rettangolo a seconda della grandezza e della forma che volete dare ai vostri filoncini. Quindi con l'aiuto di un tarocco formate i filoncini della grandezza che preferite. Io ne ho ricavati 5.
Aggiungete ancora della semola, prelevate i filoncini, capovolgeteli e trasferiteli su una teglia ricoperta di carta forno. E sistemate i filoncini uno accanto all'altro. Sollevate la carta forno fra un filoncino e l'altro in modo da creare una sorta di barriera e permettere una lievitazione, una cottura omogenea. Accendete il forno statico ventilato al massimo della temperatura. Questi panetti pronti per essere infornati. Questa è stata un'idea che non ha avuto successo perché pensavo di realizzare dei filoncini più belli, invece durante la cottura il taglio è sparito. Aggiungete però adesso dei cubetti di ghiaccio in ogni angolo della teglia. Serviranno a creare la giusta umidità durante la cottura, quindi infornate al massimo della temperatura per 10 minuti, poi abbassate a 200 gradi per altri 10 minuti e gli ultimi 5 minuti col forno semiaperto a soffietto. Ed ecco i nostri filoncini di pane appena sfornati. Bellissimi, croccanti e fragranti. Ed ecco il taglio. Naturalmente io sono andata a beccare i filoncini senza olive, però adesso vi faccio vedere i filoncini con le olive. Eccoli qua. Ci sono le olive. Vi è piaciuta questa video ricetta? Vi assicuro che il pane è veramente straordinario. Grazie per avermi seguito. Alla prossima. Ciao!